Poracci, bentornati o benvenuti a una normalissima puntata del TG Poro, l'unico format di YouTube dove si parla di videogiochi anche quando non succede nulla di eclatante. Oggi parleremo del nuovo aggiornamento firmware di Switch, dei dati di vendita di Super Mario Golf e faremo anche una bella retrospettiva su Farming Simulator. Ma non solo, ad esempio potremmo parlare anche del fatto che così de botto, senza senso, Nintendo ha annunciato Switch modello OLED. Così, dal nulla, cosa sta succedendo? Cosa? Poracci, la puntata di oggi è difficilissima perché finalmente possiamo e dobbiamo discutere della nuova revisione di Switch, quella tanto rumoreggiata Switch Pro di cui su questo canale si parla almeno da 2 anni. Un sogno che diventa realtà. In pieno stile Nintendo, l'annuncio è arrivato a caso e lascia molti punti in sospeso, ma tra comunicati stampa e vari siti ufficiali possiamo farci una prima idea su questa Switch modello OLED. Molte delle indiscrezioni che nei mesi ho riportato qua sul canale si sono rivelate corrette, altre decisamente no, ma in generale possiamo dire da subito, per la tranquillità di tutti, che di pro questa OLED ha veramente poco. Cosa significa? Beh, ora ne parliamo per bene, ma prima vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram. E se poi vi sentite dei veri poracci, c'è Patreon, ovvero Poreon, dove potete abbonarvi per delle ricompense poracce. Iniziamo! Presidente... Allora, ci sarà tantissimo da dire e probabilmente molte cose mi sfuggiranno, anche perché questo è un annuncio in un certo senso epocale e apre a tantissimi scenari diversi. Per giunta Nintendo ha annunciato il modello OLED in modo a dir poco rocambolesco, quindi è facile perdersi le cose per strada. Allora io andrei con ordine. Vediamo prima cosa è stato annunciato dal trailer, poi quali informazioni aggiuntive possiamo ricavare da altre fonti e infine cerchiamo di capire il senso di questa mossa da parte di Nintendo. E per chiudere voglio spendere anche qualche parola su 3 cose che proprio non mi vanno giù e una che mi galvanizza. Mi raccomando, questo è uno di quei video che va visto dall'inizio alla fine. Iniziamo dal trailer. Il primo tratto distintivo di OLED è innanzitutto la colorazione bianca e nera che rimanda alla palette cromatica di Metroid Dread, gioco con cui condivide la data di uscita e non a caso è anche il primo titolo mostrato in funzione sulla console. Forma generale e dimensioni della scocca sembrano pressoché invariate rispetto al modello base, ma la prima grande differenza è ovviamente nello schermo, che non solo utilizza la tecnologia OLED, ma ora presenta una diagonale ingrandita, che passa dai 6,2 pollici di Switch a ben 7 pollici, ricavati dalla quasi totale eliminazione della cornice nera. Una mossa intelligente per evitare di ingigantire ulteriormente la console, che rimane a tutti gli effetti ancora portabile. Secondo grande passo in avanti risiede in un kickstand completamente rinnovato, che ora ricopre tutto il lato lungo della console e garantisce non solo una maggiore stabilità quando appoggiata su una superficie, ma anche la possibilità di regolare l'angolo di visuale. Terza ed ultima modifica del corpo macchina è rappresentata da degli speaker audio rinnovati che promettono una migliore qualità del suono in uscita. Passiamo ora alla dock, anch'essa ridisegnata senza stravolgerne la forma complessiva. La novità più importante risiede nel suo parco connessioni, visto che una volta abbassato lo sportellino sul retro, la presa HDMI si sposta in posizione centrale e la presa USB 3.0, che ora sembra posizionata verso l'esterno, cede il posto a un'entrata per il cavo LAN. Finalmente, aggiungerei. Questo è tutto quello che possiamo ottenere dal trailer di presentazione, oltre ovviamente alla data di uscita prevista per l'8 ottobre. Insomma, i leak di Bloomberg e compagnia bella dell'ultimo mese ci hanno presa la grande e la produzione è effettivamente iniziata a luglio. Strano solo che non si sia vista la console prima delle 3, notizia che i vari portali davano praticamente per certa. Uno slittamento di cui probabilmente non conosceremo mai retroscena. Ma quindi tutto qui? Sì e no. Viaggiando tra i vari comunicati stampa e i siti ufficiali Nintendo è possibile ricavare altre cruciali informazioni. La memoria interna della console passa da 32 a 64 GB, raddoppiando così lo spazio a disposizione a prescindere dall'utilizzo di una scheda SD. La console sarà disponibile in 2 colorazioni. Quella mostrata in video e quella più classica blu neon e rosso che rimanda al modello originale.
Sul sito italiano non c'è ancora traccia del prezzo, ma su quello americano è possibile leggere che verrà venduta a $350 e quindi probabilmente 350 euro da noi, un rincaro modesto rispetto alla base. Inoltre è garantita al 100% la compatibilità con i Joy-Con, tanto che i nuovi differiscono solo per la colorazione. Sono uguali in tutto e per tutto i precedenti e la conferma l'abbiamo da questa pagina, dove mentre la Switch e la Dock OLED sono presentate come prodotti distinti da quelle originali, esiste una sola scheda prodotto per i Joy-Con. Qui è anche possibile confrontare nel dettaglio dimensioni e componentistica hardware interna al modello OLED. Sostanzialmente abbiamo una console leggermente più lunga, ma di pochissimo, e pesante 320 grammi contro i 300 scarsi della Switch in commercio. Per il resto, escluse le differenze già citate, siamo sempre lì. Il system on chip è indicato come un generico custom Tegra. Le prestazioni della batteria sono identiche e anche la risoluzione non si spinge oltre il 720p in portatile e il 1080 in modalità dock. Quindi è chiaro che di pro questa console ha ben poco e rientra nei canoni di quello che abbiamo visto nel passato con aggiornamenti hardware modesti, come è accaduto per la linea evolutiva del 3DS. Ha senso una console del genere? Ovviamente sì, ma capisco anche la delusione di molti. Vediamo perché. In tantissimi pensavano che Nintendo non avrebbe mai presentato un nuovo hardware perché con una console così popolare non avrebbe avuto senso entrare in competizione con un nuovo modello. E questo è un pensiero corretto, ma è proprio qui che entra in gioco una revisione così leggera. OLED è la naturale continuazione di Switch, un aggiornamento così poco incisivo che può al momento mettersi accanto agli altri due membri della famiglia Switch, come dimostra il trailer, ma che col tempo potrebbe tranquillamente sostituire la versione base senza che nessuno gridi allo scandalo. Nintendo così si è assicurata la totale continuità di utenza, senza mosse folli come creare una libreria esclusiva per una revisione più potente, ma anche una macchina oggettivamente più appetibile per chi ancora non è entrato all'interno dell'ecosistema delle console ibride. Se vogliamo, è una mossa molto intelligente. Chi ha solo Lite potrebbe essere tentato da questa nuova versione e chi alla base potrebbe riacquistare la console puntando all'OLED, ammortizzando la spesa vendendo il proprio usato. Tutto senza alcuno stravolgimento di sorta se non l'aver presentato una Switch ancora più Switch della vera Switch. Ok, mi spiego. Questi sono tutti miglioramenti alla quality of life richiesti dal 2017 a gran voce dall'utenza. La OLED è la Switch definitiva, ma solo nel senso che ha molte di quelle feature che sarebbero dovute essere incluse dall'inizio nel progetto venduto al pubblico per 4 anni. Questo significa che vedremo presto una Pro? Mettetevi l'anima in pace! Nintendo andrà avanti con questa console per almeno altri 2-3 anni, per poi pensare a un eventuale successore di Switch e non a una semplice revisione. Per una volta atteniamoci a quello che ha detto la casa di Super Mario. Switch è a metà del suo ciclo vitale e OLED è proprio quella spinta in più per dare una boccata di ossigeno a un progetto che inizia a sentire il peso degli anni, ma che può tirare avanti ancora un bel po', vista la fase di stallo in cui è piombato tutto il mercato, con una next gen che inizierà a ingranare solo nel 2022 inoltrato. Sarà interessante a questo punto vedere come Nintendo deciderà di gestire il problema dei multipiattaforma, non avendo lasciato spazio neanche per il supporto al DLSS. Sarà questo il momento di dare seriamente spazio all'ipotesi cloud gaming su larga scala? Questo è tutto quello che sappiamo per il momento, ma di sicuro torneremo sull'argomento ancora un bel po' di volte. Ora lasciatemi un piccolo spazio per esprimere qualche parere personale su OLED e la sua presentazione. Punto primo. La più grande mancanza secondo me è stata l'assenza di una revisione dei Joy-Con. Capisco tutto, la volontà di non creare ulteriore confusione immettendo altri controller sul mercato, ma porca miseria, Nintendo come pensa di risolvere questo problema? Possiamo sempre sperare che nuovi Joy-Con siano fabbricati con un nuovo processo produttivo, ma in questo caso vorrei delle comunicazioni ufficiali. È un peccato che sia lasciato sempre tutto alle speculazioni degli utenti. OLED sarebbe potuta essere l'occasione del riscatto, il momento perfetto per chiudere una delle pagine più tristi di Nintendo e invece non è cambiato nulla. Punto secondo. Nintendo, ma ti sembra questo il modo di presentare una console? Ma che è sta roba? Capisco il non voler rubare spazio a un annuncio del genere annacquando il reveal all'interno del direct delle 3 e ci può stare anche lo shadow drop improvviso, ma sul serio ci dobbiamo accontentare di uno spot pubblicitario con immagini stock, qualche render e neanche tutte le informazioni? Molto di quello che so di OLED l'ho appreso dal sito e dal comunicato stampa, non di certo dal trailer di presentazione.
una situazione paradossale. Almeno con Light c'era stato l'epico reveal di Koizumi che parlava alla sua utenza e spiegava l'importanza di una mossa del genere. Capisco che la Light andava introdotta concettualmente rispetto alla OLED, che è una continuazione della Switch, però insomma stiamo parlando della console del decennio, c'è bisogno che venga introdotta con l'adeguato rispetto. Terzo punto. Chi si lamentava che Switch Pro era un nome senza fantasia, che la grande N non avrebbe mai scelto di appiattirsi sul livello della concorrenza, perché ovviamente la Nintendo Difference si vede anche nei piccoli dettagli, e che ci ritroviamo? Switch modello OLED, pure tra parentesi. Come a sottolineare, tranquilli, è la Switch, non vi cambia nulla. New Nintendo Switch, Super Nintendo Switch, Switch Poro, quante cose si sarebbero potute fare, ma si è scelta la strada più sicura di tutte per evitare di fare casini e non allontanare l'utenza. Però anche qui mi sarei aspettato quel passettino in più. Chiudiamo però con una nota positiva. L'idea di aver scelto Metroid come testimonial della nuova revisione mi rende super felice. Probabilmente si è trattato solo di un caso di tempistiche fortunate e OLED sarebbe dovuta essere presentata insieme a Breath of the Wild 2, titolo che però è indietro con la tabella di marcia e slitta al 2022. Quindi Dread è il titolo del momento, forse dell'anno, ed è lì in apertura del reveal di OLED, porta gli stessi colori della console e sarà venduta assieme. Chissà di quanto poco abbiamo lisciato un bundle. Ma a questo punto, visto l'interesse che si è generato intorno a Dread, a partire dal Direct e l'inevitabile rilancio che gli verrà dato da OLED, porca miseria, anzi porco Metroid, questo diventa l'anno di Samus Aran, altro che il 35esimo anniversario di Zelda, con tutto quello che ne consegue poi. Ovvero che se Dread si rivela un successo senza precedenti, qualcosa mi dice che Nintendo inizierà a muoversi seriamente anche con Prime 4. E questo era tutto per oggi, poracci. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa vi sembra di questa OLED e vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video, ma non solo. Vi ringrazio per essere stati al mio fianco, per aver seguito insieme a me questa montagna russa di rumor che sembrava non finire mai. Comprendo che molti di voi si siano irritati, scocciati e stancati di sentire sempre le solite indiscrezioni, ma da parte mia ho sempre cercato di analizzare le notizie razionalmente, con passione ma senza mai esagerare. Il bello di tutto questo è discutere assieme, lanciarsi in speculazioni più o meno fondate e, perché no, sognare ad occhi aperti. OLED non è la Switch Pro che mi sarebbe piaciuto vedere, eppure venire inondato dai vostri DM su Instagram e dai commenti qua su YouTube che mi avvertivano dell'annuncio a sorpresa di OLED è stato bellissimo, emozionante, super! Una soddisfazione incredibile che metto al pari solo del reveal della 3D All Stars. Ancora una volta grazie di cuore per supportarmi e farmi compagnia in questo percorso, ma soprattutto per la fiducia che mi accordate seguendo le news del TG Poro. Quindi ci vediamo domani per un altro video. Io sono il Poro Pro, Michele OLED, ciao! Fermi tutti! Sapevate che lo show è sostenuto soprattutto dagli abbonati al Poreon? Con un piccolo contributo mensile mi aiutate enormemente nella creazione di questi video e ogni livello ha le sue ricompense. Qui sopra trovi i nomi di tutti gli abbonati a livello Poraccio e me ne vanto, mentre in descrizione trovi il link per unirti al Poreon. Non fare la testa di cubo, fai la scelta giusta. E mo' di che parlo?